Buongiorno ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi una nuova challenge, voglio pescare il lago con una canna da edging. Vediamo come va. Esatto, avete sentito bene, una canna da edging. Mi è arrivata una nuova canna della Majorcraft, è una first cast specifica per pescare i calamari e le seppie, quindi edging con le totanare, ma io oggi voglio utilizzarla in laghetto per cercare di prendere lucci o bass, qualsiasi cosa voglia mangiare le mie esche, con questa bellissima canna, proprio perché in questo periodo nelle mie zone non si riesce a prendere nessun cefalopode. Potrei fare una trasferta e infatti spero di farla a breve a calamari, magari nel Tirreno, oppure dovrò aspettare il periodo delle seppie a primavera. Però volevo tanto provarla, è una canna con una lunghezza di 2,5 metri, quindi piuttosto lunga. In questo spot mi servirà parecchio la lunghezza della canna, perché pescherò anche in zone in cui starò distante dall'acqua, e soprattutto ha un'azione regular fast, è un'azione tipica per gestire le totanare, quindi una buona sensibilità per avvertire le mangiate dei cefalopodi, e io oggi voglio utilizzarle invece per cercare di prendere qualche pinnuto. Ho abbinato anche un Daiwa BGMQ 3000, un cavetto d'acciaio nell'eventualità qualche luccio voglia mangiare le mie esche, e voglio iniziare proprio con il Trago Spintail Fishing Biodiversity Custom Color, che già mi ha regalato un bel luccio l'anno scorso ormai. Facciamo il primo lancio, sono gasato, voglio vedere come si comporta questa canna innanzitutto. Stra sensibile, soprattutto in punta, infatti sento benissimo la vibrazione del trago, lo sto facendo muovere a saltelli sul fondo. Figo, gestisce le totanare da 2 a 3, che sono le misure tipiche per le totanare. Comunque è una canna da light, diciamo. Speriamo di prendere qualcosa. Che figata, è veramente tanto sensibile. Volevo una canna specifica per l'edging, per prendere il mio primo calamaro, che non ho mai preso. E quindi questa canna della Majorcraft è l'ideale. Oggi mi aspetto un cappotto di quelli seri, non sono le challenge norvegesi che finiscono sempre bene, qui bisogna soffrire. Proviamo qualche lancio lungo. Alla fine il trago è un lipless crank ed è un'esca che va molto bene per la pesca invernale, perché si può far lavorare a contatto con il fondo più o meno lenta, è un'esca che vibra in prossimità del fondo, magari capita a tiro a un pesce e se la pappa. Un bass morto, non era neanche piccolo, peccato, brutto vedere pesci morti, significa che qualcosa non va. Cambiamo spot, questo è il lago più piccolo in cui abbia mai pescato, è un pantano, non so nemmeno se ci siano pesci qua dentro, qualche carpa sicuro, ma predatori ne dubito, però
per concludere un paio di lanci li facciamo pure qua. Che culo. Se in questo lancio prendo un pesce è uno dei lanci più belli che abbia mai fatto in vita mia. Pesce, 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 cazzo, oddio, è anche bello, è un luccio, è un luccio, no, c'ho il guadino di là, come cazzo faccio, è un luccio preso malissimo. Allora, pensa Andrea, è un luccio bellissimo, te lo voglio far vedere prima di rilasciarlo, è un luccio italico, andiamo, preso, è qui, eccolo. Eccolo qua, livrea italica per eccellenza. Che bel pesce, ovviamente sul strago. Che bello che è. Ha mangiato sul lago più piccolo in cui abbia mai pescato. Non pensavo nemmeno ci fossero pesci. Ora è un po' incazzato, voglio fargli una foto e poi liberarlo, è bellissimo. Ragazzi, è un luccetto, ma per questi posti scappottare è un miracolo, perché ce ne saranno due. Guardate che pesce, sarà un 40-45, bellissimo, una livrea da italico pura, bellissimo. Mua, grazie, vi lasciamo questa bellezza. Andato. Challenge completata con la canna da edging, prima pescata, e ho preso un luccio in un posto che veramente non mi aspettavo proprio potesse contenere lucci. Un posto stagnante. Sono stra gasato e felice. Poi sono stato strafortunato perché ho lasciato il guadino a 100 metri di distanza da qua, me lo sono totalmente dimenticato, ma è stato bravo a non slamarsi prima di ricevere qualche foto e qualche carezza e poi tornare in questo stagno. Cioè, vedete, questo è tutto, inizia lì e finisce lì. Ok, ce l'ho fatta.
Ecco un'altra cosa che poteva capitare. Incagliare. Che è pieno di rami. E ci ho perso sempre un sacco di esche qua senza mai prendere niente, ma oggi perderò magari quest'esca, però ho preso un luccio. Oh, è venuto. Nemmeno l'esca ho perso. Incredibile. Oggi 10 lode. È sempre bello quando l'ennesimo ramo su cui hai incagliato la tua esca inizia a muoversi e a combattere. Oggi è successo proprio così. Dopo tantissime volte in cui venivo in questi piccoli specchi d'acqua senza prendere mai niente, oggi con una stupida challenge, cioè provando una canna da edging in lago, sono riuscito ad incannare un bellissimo luccio dalla livrea italica pura. Un pesce bellissimo, stavolta la dimensione non conta, conta la livrea. Io mi gaso tantissimo con queste catture perché non sono spot assolutamente facili, e poi l'ho presa con la mia esca preferita, il Trago Spintail Fishing by Diversity Custom Color. Che dire, una challenge completata, una missione completata. Sono strafelice, spero che questo video sia piaciuto anche a voi. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao.